Buongiorno, vediamo se riesco a non volare. Eccoci. Wow, che luce, che giornatina, top. Ci starebbe fare un giretto con gli sci sul lago, quasi quasi. Guarda qua, si sta sciogliendo la neve. Non mi sembra vero. Buongiorno, sono le 11. Dormito come un. Cioè, in realtà ieri ho visto un film, poi a luna mi sono addormentato più o meno. Mi sono addormentato con la copertina addosso, 21 gradi. Mi sono svegliato alle 6 di mattina, rincoglionito, poi ho dormito ancora. Vabbè, oggi relax. No, dopo voglio farmelo un giretto con gli sci. Vediamo, vediamo. Allora, io sto un pochino meglio, mi prendo ancora un'aspirina e poi vediamo cosa fare. Raga, è arrivato un mezzo molestissimo. Guardate che bestia. Pazzesco, cioè è veramente altissimo. Ciao, vieni qua. Che roba. C'è il ghiaccio? Dai, vieni, vieni. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Vai! Che ridere. Cheri! Dai! Che c'è? Vieni qua, dai! Ehi! Allora, colazione ignorante. Uova, uova! Non ho messo le uova, qua credo. Virus! Bianche! Le uova bianche! Maddo! Madonna, hanno un colore che l'hanno preso pure loro, va? Sale, pepe, poi sale. A posto! Molto bene, mi piace questo piatto ignorante. Alla Iari. Alla Iaris! Raga, ma perché non siete in grado di scrivere il mio nome correttamente? Cazzo, sono quattro lettere. YARI. Cioè, Iari. Ah, che disagio. Ciao, raga, come va? Quasi qua mi sono fatto arrivare un pacco. È un pacco. Perché ve lo devo dire? Ah, ma si può aprire? No. Voilà, che roba. Ce la posso fare, ce la posso fare. Mi sono dimenticato come si aprono i pacchi. Eccolo qua. Come molti di voi sanno, ormai da praticamente un anno uso casse Sonos. Ho provato prima il Move, che è una cassa bella grande che in questo momento non ho con me, però è perfetta per l'outdoor e si può usare anche in casa, però
si può usare fuori, ha una qualità pazzesca, però è molto grande. Adesso sto usando dei Sonos One, ne ho due all'interno del mezzo, come avrete visto nel video delle modifiche al van. Il Move funziona con il Bluetooth, questi qui invece funziona con il Wi-Fi, e visto che io all'interno ho un modem, posso utilizzarlo con il Wi-Fi ed è veramente una bomba, perché non sono ricaricabili, sono collegati direttamente alla 220, mentre il Move è ricaricabile, quindi ogni due giorni dovevo ricaricarla, però mi dimenticavo. Invece queste sono fisse, mi dimentico di averle. Quando entro nel van faccio play, ascolto la mia musica direttamente da Spotify e sono tranquillo. Quindi ringrazio Valentina che mi ha inviato questo nuovo prodotto da provare, si chiama Roam ed è ancora più adatto per l'outdoor perché è veramente portatile. Il Move ha sicuramente una qualità altissima, però pesando 3 kg ed essendo comunque un bel mattone non è perfetto da portarsi in giro a fare trekking o fare gite in tenda. Per fare un fuoco fuori dal van, fuori dalla macchina, insomma, ha una qualità pazzesca, però non per camminare. Non so cosa sia questo, ma sono curioso. Sono quasi più curioso di questo che non della cassa. No, non capisco cosa sia. Ah. Non ho capito cosa c'entri North Face con Sonos, però fico, è una tracolla per cosa, è uno zaino, non lo so ragazzi, non lo so. Vabbè, non ho fatto l'unboxing per questo, che in realtà non sapevo neanche ci fosse. Lo metto qui da parte anche questo. Ecco qua la Roam. Devo ancora abituarmi. Roam, non era un video di bici? Sì, vero? Allora. Unboxing pure in Svezia. Ce la posso fare, ragazzi, scusate, ma sono almeno 3 settimane che non apro un pacco e non sono più capace. Voilà, super piccolina. Wow, davvero piccola. Eccola qua. Sono curiosissimo di provarla. E quanto pesa? 300-400 grammi? Non lo so, non ho idea, però pesa poco. All'interno con la confezione è sempre super minimal, come Sonos sa fare. No, è da caricare. Comunque, come sempre, ha 3 tasti, quello centrale per riprodurre la musica o metterla in pausa, aumentare e diminuire il volume, e poi qua sopra il microfono, probabilmente si può utilizzare come le altre con Alexa, non lo so. Però sicuramente piccolo e sono curioso di provarlo perché potrebbe essere un buon compagno di avventure nelle mie gitarelle in montagna. È vero, Shiri? Insomma, bello il rumore, il silenzio e tutto, però a volte un po' di musica rilassante. È sempre bello averla dietro, quindi non vedo l'ora di provarla e di dirvi anche l'autonomia, perché è un prodotto del genere, spero che abbia una buona autonomia. Sinceramente non mi sono informato più di tanto perché queste cose qua io le voglio provare sul campo, i dati tecnici non mi interessano più di tanto, voglio provarle in prima persona, vero Scary? Grazie. No, penso, dai mettiti qua, seduta. Allora, adesso la mettiamo in carica, andiamo a fare un giretto con gli sci. No, però a te non ti porto, Sherry, perché c'è la neve, poi ti impantani. Ti lascio 2 orette chiuse nel camper, come qualcuno ha detto, sì, la lascio nel camper, ma sta più che bene. Non penso che sia maltrattamento di animali, come qualcuno ha avuto il coraggio di dire. Sherry è un cane che sta benissimo e se la lascio 2, 3, 4, 5 ore chiusa nel camper non è un grosso problema. Preoccupatevi dei vostri cani che lasciate tutto il giorno chiusi in casa. È vero Scary? Bene, andiamo Sherry. Faccio un giretto con gli sci e poi andiamo a fare 2 passi qua, o cambiamo posto? Vabbè, vediamo. Grazie come sempre a Sonos per questo bellissimo oggetto e ci vediamo più avanti con qualche considerazione a riguardo. Allora, voglio farvi vedere una piccola modifica che ho fatto. L'avevo già usata per le porte posteriori. Questa è una piccola
Niente, non mette fuoco. Guarnizione. Cosa succede? Che in questo punto, quando chiudevo la porta, si vedeva la luce fuori. Pochissimo, tipo un paio di millimetri. Quindi cosa succede? Che ho messo questa guarnizione qua, che è una cosa banalissima, un pezzo di... è una guarnizione, un pezzo di gomma, che va a combaciare qua. Qua così. Quindi non dovrebbe più entrare luce. Ho già fatto una prova, è adesiva, adesivo 3M, dovrebbe tenere. E boh, una cosa molto semplice. E fa il suo lavoro. Ciao raga. Allora, qui com'è già che si sbloccano? Ah già, da qua. Quindi qua il tallone si muove. Vediamo se dovrò montare le pelli, ma non credo. Però io ce le ho dietro. Che roba strana. Wow. Bene, prima gitarella sugli sci, non è, questo non è assolutamente schialto, però visto che non ci sono montagne, visto che non ho fiato, beh, comunque non sono gli sci adatti, perfetti per questo tipo di attività, però mi faccio giro qui in queste lande desolate alla ricerca di un angolo di pace. Oddio, qui ogni angolo è un angolo di pace, però vediamo cosa riesco a trovare. Sto seguendo la traccia di... non so se è una motoslitta o boh, però è una traccia di qualcosa, questo è poco ma sicuro. Divertirsi con poco! No, la realtà è che sto già morendo. No, però figo, devo solo capire un attimo il movimento, perché, vabbè, è una cavolata, però non bisogna alzare lo sci, quindi bisogna assecondare, bisogna accompagnare, seguire il terreno facendo copiare lo sci. Wow! Sto facendo una gitarella molto molto bellina, devo dire che mi sto divertendo, anche se per me è una cosa nuova. Sto faticando un pochettino, però ho già fatto 5 km in un'ora, non male, non ho un tempo da rispettare. E boh, mi sa che vado avanti ancora 2,5 km, così concludo il giro con 15 km, che possono essere un buon numero per poter dire che poter bere una birra senza sentirmi in colpa, o anche due, parte che posso. È assurdo, è veramente assurdo. Allora, per sbaglio sono scivolato e mi si è tolto uno sci e vorrei farvi vedere l'accumulo che c'è. Questa sono tutte e due ovviamente della stessa lunghezza, solo che questa è incastrata nella neve, perché qui con la traccia del gatto, della motoslitta e con gli sci si sta su senza problemi, non si affonda di niente. Appena metti il piede giù, che è una superficie d'appoggio molto più ristretta, non è come lo sci, va giù. Ci saranno almeno 60 cm di neve e tra l'altro è per questo che non ho portato Cherie, perché lei affonderebbe ad ogni passo e quindi faticherebbe tantissimo. Dovrei portarmi un bob, però non so dove trovarlo. Vediamo per il futuro. Bella gitarella, ho fatto 5 km 61 in 1 ora e 22, dislivello direi nullo, 25 metri, figuriamoci. Sono a 332 metri di quota,
come vi ho appena fatto vedere, c'è ancora parecchia neve qua. Non dico un metro, ma ci sono accumuli davvero importanti. Beh, pausa con un succo. Vabbè, una roba di frutta, mele e banana. Boh, mi sa che torno indietro da qua, volevo fare un giro d'anello, però inizio ad essere un po' stanchino. Visto che non conosco la zona ed è tutto molto simile, voglio evitare di perdermi. E se faccio la traccia che ho fatto all'andata, non posso sbagliare, anche perché si vedono i miei segni. Questi sci non sono adatti per fare quello che faccio io, però sono gli unici che ho. E quindi credo che a volte ci si debba adattare. Così ho fatto, sono pesanti, sono larghi, non sono adatti per quello che sto facendo ora, ma sono gli unici che ho e quindi mi accontento e direi che sto godendo, sta funzionando la tattica. Ho preso un po' di più di confidenza con il mezzo. Io, come avevo già detto in un altro video, scio da parecchio, ma è la prima volta che provo gli sci in questo modo. Comunque su piatto, così è una roba strana. Sto prendendo abbastanza confidenza con gli sci e infatti anche forse fatico meno, non lo so. So solo che ho stra male agli avambracci, perché non sembra, ma si usano parecchio, almeno io li ho usati tanto, forse troppo, con le racchette, con le bacchette. Ups. E quindi niente, comunque bello, perché prossimamente mi piacerebbe piazzare la tenda, anche se cazzo, visto che è mezzo metro di neve è tanto. Più che altro una volta che mi tolgo gli scarponi, mi tolgo gli sci, volevo dire, cioè vado giù di brutto. Infatti non lo so, al massimo sarebbe trovare una di quelle capanne in mezzo al nulla, solo che non sono segnate da nessuna parte. Che io sappia non ci sono app o cartine. Boh. Dovrei chiedere a dei local a informarmi, così potrei caricare lo zaino di roba e partire con gli sci e andare a colpo sicuro in una di queste casette e dormire tranquillo, senza dover piazzare la tenda. Non lo so, vediamo. Certo, le temperature ora sono ottime, solo che la neve è pappa. Se fossi venuto qui 2 mesi fa avrei dormito a meno 20, meno 25, però qui sarebbe stato un pezzo di ghiaccio unico e non sarei sprofondato. Vabbè, ogni stagione ha il suo perché. Ho stramale al piede, mi sa che mi sta venendo una bolla gigantesca, ma vedremo, anzi quasi quasi potrei allargare un po' qua, vediamo. Ah, sì, ah, molto meglio. Bene, guardate che panorami pazzeschi. Il nulla. Finiti ora 10 km, manca circa 1,5 km alla fine, 2 ore 36. Devo dire che inizio ad avere un po' male, sia le braccia, le gambe non tanto, ma i piedi. Piede destro, un male cane, infatti non vedo l'ora di togliermi questi scarponi e di bermi una coca ghiacciata, che non ho. Cioè c'è roba, non è ghiacciata, però vabbè, vedremo cosa bere. Dopo 11 km siamo finalmente tornati a casa, di fronte a questo lago ghiacciato bellissimo, Suma Si. Bello, 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 proprio una bella giornata oggi. Ma che bella giornata, cheat. Non c'è più nessuno, c'erano 3 macchine, ma non c'è più niente, proprio fame e sette, devo dire. Ecco perché mi bruciava il piede, lo sfregamento, poi non so perché l'ha creato solo da un lato, guardate cosa ha fatto. Mm,
Bello. Vabbè, adesso mi riprendo, poi mangio qualcosa. E questa sera da tempesta solare, quindi se il tempo rimane questo si potrebbe vedere una grande aurora. Non facciamoci la testa, vediamo. Ciao Sherry, un pezzo? Vuoi? Tieni. Allora, adesso metto via gli scarponi e poi lo zaino e direi che ci sono. O no? Dovrei farli asciugare. Ma magari domani che c'è il sole, spero, li tolgo dal gavone e li metto fuori ad asciugare. Poi vado a farmi una bella doccia calda così mi riprendo. Anche perché devo fare attenzione a questo raffreddore maledetto. Voilà. Ah no, ma c'è ancora lo zaino da mettere. Niente, ero troppo ottimista. Zaino pronto, non so se riesco a incastrarlo così. Forse questo qua per il freddo, che fa egregiamente il suo lavoro, devo dire. Ok, bene, molto bene. Ciao Sherry. Allora, siamo a Karesuando, che è l'ultimo paese in Svezia prima della Finlandia. Sto cercando un posto dove dormire. In realtà sono venuto fin qua solo per vedere, voglio vedere se fermano al confine oppure no, dovrebbe essere tra poco. Mi incuriosisce questa cosa. Di qua si entra in Finlandia. C'è questo ponte, me lo ricordo bene, ho fatto una foto qua, però qui secondo me fermano e non ti fanno passare, anche se non mi sembra esserci un grande traffico. Vabbè, tra l'altro ho letto che mancano 430 km a Capo Nord. Sono vicino da qua. Vabbè, vedremo. Questa sera dovrebbero dare delle bombe di aurora. È un po' velato, quindi non lo so. Devo cercare un posticino tranquillo per
perché così riesco a vederla, forse. Madò, che freschino! Vai. Sono di nuovo male. Nuovo virus. Ciao, raga. Dai, Shuri. Bene, abbiamo ritrovato il posticino che avevamo visto prima. Super tranquillo, è vicino alla strada principale, ma almeno è pulito. E poi voglio dire, vi assicuro che qui passano davvero pochissime macchine, quindi non è un problema. Anzi, se domani c'è il sole, ho visto che ci sono anche un po' di alberi a cui posso appendere un filo, quindi posso anche fare un po' di bucato. Perché se la temperatura è come quella di oggi, la roba si asciuga. Gli altri giorni era impossibile. Invece oggi devo dire che non posso dire che abbia fatto caldo. Però la roba si asciuga, sì. Vediamo qua. Dove porta? Ah, questo ovviamente è un lago. Qui è pieno di laghi. Ora ghiacciati, però è davvero pieno. E qui la strada arriva qua. Ma mi sa che lì c'è la casetta con la stufa. Ma col cavolo che si apre, Sherry. Come facciamo? Non si può entrare. Andiamo a mangiare in camper? Ma adesso torniamo in camper. Vediamo se riesco a non volare. Ah, che male le gambe. Ah, sono scoppiate. Mi devo riposare un po' perché se stasera... adesso è abbastanza pulito il cielo. Se stasera va come previsto, tira le bombe. E spero proprio che sia così, perché voglio vedermi una bella aurora di quelle potenti. Infatti ho parcheggiato già il mezzo così, perché mi piacerebbe, oltre che vederla, anche fare qualche foto con il Ducatone lì. Vediamo. Niente, probabilmente questo video finirà così, oppure finirà con un bel timelapse dell'aurora. Non ho idea. Ciao raga, buona serata, ci vediamo domani. Yo.